leggendo un libro. Squilla il telefono. È Giulio il coniglio che la invita al suo compleanno. Quando Carmella arriva alla festa, vede tanti amici e tante cose da mangiare. Carmella è golosa di patatine. Si abbuffa, poi le viene sete e beve bibite coloratissime. È ora di uscire in giardino. Tutti si preparano per giocare, ma Carmella sta ancora mangiando. Tutti si divertono, tranne Carmella. Ahimè, si è incastrata nella porta. I suoi amici cercano di tirarla fuori, ma non ce la fanno. Coniglio, un'idea. Portiamole la lattuga del mio orto. Si fanno a gara a raccoglierla e Carmella la mangia volentieri. Carmella ora si sente in forma. Esce dalla porta ed è soddisfatta. Ringrazia gli amici e li invita a giocare a casa sua, ma questa volta nessuno dovrà incastrarsi. Farà lei un'ottima merenda alle mele che la nonna le ha insegnato. Tutti le assaggiano e dicono che è buonissima. Tutti saltano, corrono, si divertono a nascondersi e nessuno si incastra. Una merenda perfetta, puoi preparare questa ricetta. Mescola bene nella terrina pochissimo burro, acqua e farina. Tiro due sfoglie col mattarello per fare l'impasto ancora più bello. Prepara un ripieno genuino fatto di mele e qualche biscottino. Usa il miele per zuccherare senza troppo esagerare. Aggiungi il succo di limone e copri tutto con passione. 30 minuti per la cottura, ecco fatta bella figura. Questa merenda non è pesante e difende.